Federico Angiulli, che ho detto in diretta da settimane, insomma, risulta il migliore in campo, non solo per i gol realizzati, ma anche e soprattutto in fase di gioco, in un ruolo complicato, in una zona che spesso e volentieri decide il match in un verso o nell'altro. E ti ringrazio per questa cosa che hai detto. Sì, ora sono in una buona condizione psicofisica, ecco, quindi entro in campo molto sicuro di me. Poi la squadra sta girando bene, al di là della battuta d'arresto col Sora, che comunque abbiamo creato tanto anche lì, quindi la squadra sta girando e questo mi mette nelle condizioni migliori di poter fare il mio gioco. Sono contento, come ho già detto prima, che questo gol abbia sbloccato una partita che poteva mettersi su binari sbagliati, perché sono una squadra loro che si difende bene, riparte, quindi se non la sblocchi subito può alla lunga farti nervosire il loro modo di giocare, quindi sono contento di questo e adesso ci prepariamo a questo derby nel migliore dei modi. Avversari che almeno a Sora sono stati solo ed esclusivamente i pali, per quello che ti riguarda. Poteva cambiare davvero, no? Nelle classiche sliding doors poteva cambiare il corso del campionato, non solo dell'Aquila ma di tante altre squadre. Fare di meglio non si poteva, appunto solo i pali ti hanno detto no, però quella gara rimane sullo stomaco, immagino. Guarda, dico sì, rimane sullo stomaco per come è maturata la sconfitta, cioè appunto creando tanto e prendendo tre legni, due io e uno Origlio su quel tiro cross, su cui poi non siamo riusciti a segnare. Però come abbiamo visto oggi, la prima e la seconda della classe hanno perso punti contro l'ultima e la penultima, quindi campionato equilibrato, non ci sono squadre materasso, quindi sì, ci può essere del rammarico, ma come abbiamo visto sono cose che possono succedere anche a altre squadre, non solo a noi, e questo ci deve spronare a fare bene sempre, perché sappiamo che abbiamo visto che le squadre possono perdere punti con tutte, quindi noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e poi a fine partita, solo quando avremo conquistato i 3 punti, guardare il risultato delle altre. C'è un gruppo in Italia di Romancino, ci siete tu e Banegas, questa cosa ti fa sorridere, però suonate una buona musica, soprattutto per l'Aquila. Sì, Pocio è sicuramente un giocatore importantissimo per noi, che ci ha tolto molte volte le castagne dal fuoco, e noi cerchiamo sempre di metterlo in condizione di giocare al meglio, perché come abbiamo visto è, oltre che un grande dribblatore, un grande definitore, è un bomber a tutti gli effetti, quindi è un'arma in più per noi e dobbiamo cercare di metterlo nelle migliori condizioni di segnare, e se non ci riesce lui ci proviamo noi altri, però finora ci è riuscito parecchie volte. Però Federico, statistiche alla mano, se non erro, posso sbagliarmi ma non credo, dopo Banegas il capocannoniere è Federico Angiulli. Esatto. Ed è tutto dire. Esatto, sì. Come ho detto, non siamo una squadra che ha mai vinto partite in maniera clamorosa, 4-5-0, quindi appunto dopo Banegas se ne ha fatti 14, non ci sono chissà che grandi marcatori. Perché comunque è una squadra che gioca molto di sacrificio, tutti si mettono a disposizione, anche gli attaccanti, per esempio Marcheggiani, Persiani, giocano molto per la squadra a discapito dei gol, però l'importante è il risultato finale e quando si vince siamo tutti contenti.